Bella raga, bentornati il vostro Mr. Lollo qui su Football Manager Club. Il club, lo sapete tutti, per tutti gli appassionati di Football Manager, ovviamente con l'Hoffenheim. Sì, insistiamo con questa squadra tedesca, tentiamo di far risalire la classifica a questo Hoffenheim che purtroppo sta lì sotto. Assolutamente non sono gli obiettivi di inizio stagione, come sapevate dovevamo raggiungere le prime quattro posizioni, quindi una parentesi europea in qualche modo, una qualificazione all'Europa che conta, cosa che non ci sta riuscendo assolutamente, nemmeno per l'Europa League. Guardate quanto siamo indietro ragazzi, 14 punti rispetto ai 23 del Mönchengladbach e del Leverkusen, e quindi sono veramente tanti punti, 9 punti di distacco sono tantissimi dall'Europa. Infatti vi faccio vedere che successivamente la sicurezza della Roma è calata ancora al 38%, adesso sto veramente rischiando il posto, quindi forza con il 4-3 che avete visto nelle ultime partite che mi sono piaciute, sono state un po' sfortunate ma abbiamo giocato bene a mio avviso, per cui proseguiamo con questa tattica. Hoffenheim oggi altra tripletta ragazzi, vi faccio vedere in casa del Wolfsburg e poi in casa contro il Basilea in Champions League, partita fondamentale, vincere per poter qualificarci, almeno ci danno un pochino di sicurezza, lavoro in più, un pochino più di fiducia i dirigenti, e poi in casa col Borussia Mönchengladbach difficilissimo che sta là appunto sesto in classifica per la lotta europea appunto. Quindi bando alle ciance, andiamo subito a Wolfsburg, al Volkswagen Arena, dai. Ecco l'anteprima e secondo i pronostici di 88 Sport ci vede favorito nettamente col Wolfsburg, come vedete 2.0, condizione recente la nostra ok, loro pessima, arrivano da 4 sconfitte consecutive, quindi Wolfsburg in crisi, forse più di noi, infatti sta lì quindicesimo in classifica a 13 punti. Bruno Labbadia è il loro allenatore, punto di forza la marcatura, la squadra degli ottimi marcatori lavora sodo per negare agli avversari tempo e spazio, potenziali punti deboli, gol subiti, 8 dei 19 assist concessi nelle ultime 20 partite sono arrivati dal lato destro del campo, quindi speriamo in Nelson, sto pensando, no? E anche a Kader Abek che può sovrapporsi. Informazioni partita, inizio ore 15.30 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, 20.500 biglietti su 30.000, anche loro non ci credono molto, terreno di gioco in ottime condizioni, piovigginoso 14 gradi. Daniel Schlager, l'arbitro, 4 espulsioni, molto severo, 24 ammonizioni, formazione subito ragazzi, faccio vedere il 4-3 scelto da me, non faccio molti calcoli, ci sono una partita ogni 3 giorni, infatti in questa settimana ce ne facciamo ben 3, però ho voluto mettere questa che secondo me è tra le migliori. Ubra recupera, però va in panchina ragazzi, Benjamin Ubra nel difensore centrale molto importante, sta per recuperare anche come vedete Joe Ellington, eccolo qua, mancano pochi giorni, 2 giorni soli, e Lucas Ruppa anche lui lungo de gente, manca un mesetto solo al ritorno anche di questo giocatore. Ho scelto la squadra di seguito che vi faccio vedere. Equilibrata la mentalità, 4-3, Baumann in porta, Kader Abek, Vogt, Adams, Schulz in difesa, Geiger davanti alla difesa con Grealish e Demirbay a centrocampo, Nelson a destra, Bittencourt a sinistra, Kramaric, unica punta. Vediamo un po', non il Neni, ce la giochiamo con Grealish perché adesso, un'altra piccola parentesi, era scontento perché non ho fatto il contratto, non gli ho rinnovato il contratto, adesso io lo sto rinnovando, dovrebbe accettare, quindi risolviamo anche questa piccola situazione di spogliatoio. Confermiamo e poi ci vediamoci soprattutto la formazione del Wolfsburg. Dai! Wolfsburg che gioca come noi con un 4-3-3 con il mediano, quindi a specchio con Castells in porta, William, Nouche, Brooks, Roussillon in difesa, Conde davanti alla difesa con Yunus Malli, Gerhard e due centrocampisti centrali, a destra Stefan, a sinistra Mehmedi, unica punta Weghorst. Spogliatoio, andiamo subito a dare un po' di fomento energico. Che gli devo dire? Aspettate un attimo, ci devo ragionare. In bocca al lupo, che sia una bella partita. Questo è un fomento così, io ho detto non sapevo che dire. Energico, penso possiate dare molto di più. Ok, qualcuno motivato, bene. Energico uguale, penso possiate dare molto di più. Va bene così. E in attacco anche Kramaric ci deve dare molto di più. Per qualcuno nulla da segnalare. Vabbè, finiamo il discorso alla squadra. Entriamo in campo fomentati e come dico io, Kraft Hoffenheim. Ragazzi, siamo alla mezz'ora e le due squadre sono in crisi, si vede, guardate, Hoffenheim e Wolfsburg, 2 tiri ciascuno, non sta succedendo assolutamente nulla, siamo al 40esimo, vi faccio vedere così la telecronaca perché non ci ha fatto vedere un'azione, siamo al 45esimo, sta per fischiare la fine del primo tempo, un primo tempo veramente tra due squadre che hanno grossa
paura, adesso metterò ovviamente positiva. Finisce il primo tempo, eccolo qua, come detto, 4-3 tiri in porta per il Wolfsburg, 1-1 nello specchio, possesso palla però 60% il nostro. Bah, stanno giocando bene? Non credo, ragazzi. E vedo molti 6-40 qui davanti e 6-50, Nelson, Bidancur e Kramaric molto male, 6-60 pure Demirbay, insomma, non bene, parla la squadra, energico. Non mi è affatto piaciuta la vostra partita. Ok, sembrano carichi, carichi, meno male, energico, mi aspetto faccia la differenza, stessa cosa al centrocampo. Speriamo di fomentarli e facciamo un secondo tempo con i fiocchi, su, avanti. Vado, non farlo ladrare, William. Subito il pallone però rubato da noi, Kramaric, Geiger, ho messo positiva, ragazzi, Geiger per Grealish, Grealish per Demirbay, Demirbay allarga bene per Schulz, non è fuori Schulz, in mezzo il pallone ribattuto, Gerlart, attenzione ai contropiedi, Stefan, William, battono molto lungo, di testa anticipati, ma arriva Geiger, come sempre davanti alla difesa, molto bene ragazzi, forse quello che sta giocando meglio queste partite, Grealish, tata, allarga benissimo per Reece Nelson. Va via Reece Nelson. Nelson dall'altra parte. Bidancur. Bidancur. E Castel spara. Miracolo. Grande occasione. Iniziamo con le prime sostituzioni. Quando siamo al 63esimo escono i due là davanti che stanno giocando male. Sia Bidancur che Kramaric. 6-40-6-40. Quindi Entep sulla sinistra. Come sapete attaccante esterno offensivo. E Belfodil al posto di Kramaric. Come punta. Come vedete punta completa. Offensiva. Speriamo bene ragazzi. Avanti. Battono loro intanto Malli, Brooks di testa, pallone ancora Brooks, miracoli di Bauman stavolta. Brooks ancora in mezzo, Memedi e para Bauman. Fratelli per loro, William in mezzo, dobbiamo anticiparli, no? Così. Bell'intervento di Geiger, grande sto ragazzo. Geiger per Belfodil, Ishak, prova Belfodil da solo però non puoi giocare. Quindi dietro per Entep, troppo dietro, non preciso il passaggio, Entep. Entep per Grealish. Grealish allarga benissimo per Reece Nelson, ragazzino Nelson, cross in mezzo, Belfodil di testa, miracolo, Belfodil dietro, Entep in mezzo, cade Rabek, Belfodil, che occasioni ragazzi, mamma mia. Ultima sostituzione al 78esimo, Grealish è stanco, ma Demirbay è quello che mi sta piacendo meno, quindi Demirbay entra e il Neni al posto di Demirbay e il Neni come centrocampista centrale, sì, automatico, va bene così, avanti. Calcio d'angolo al 91esimo, prova Geiger in mezzo, Belfodil sfiora ancora il gol. Ultima occasione, 93esimo, ancora Geiger in mezzo, Nelson e finisce qua ragazzi, punizione per il Wolfsburg, addirittura punizione, quindi fallo in attacco, finisce qua ragazzi, 0-0. 0-0 che dice tanto, due squadre in crisi. Ed effettivamente l'hanno mostrato anche adesso con questo 0-0, ma le statistiche ci dicono 15-11 tiri, 6-5 nello specchio della porta, maggiore nettamente il possesso 61%, 88% passaggi completati, 80% contrasti vinti, male colpi di testa però 47%. Noi i voti molto bene Bauman 7-1 stavolta, 7-1 Schulz, 7-1 Geiger. La difesa bene con 7 Vogt e Adams, dai, non male comunque. I voti possono andare male però Bidancur e Kramaric e anche Demirbay. Loro John Brooks migliore in campo della partita, loro difensore centrale con 7.3, 7.1 Roussillon. Però ragazzi siamo qua a 15 punti, undicesimi in classifica, siamo a metà classifica. Spero di farmi queste altre due partite perché sono veramente molto a rischio, l'hanno detto anche i media, quindi vediamo cosa succede. Comunque dovremmo giocarci Hoffenheim Basilea fra 3 giorni, dai. Ragazzi, quello che mi aspettavo, siamo all'8 dicembre, dopo la partita la dirigenza richiede un incontro per discutere del futuro dell'allenatore. Difficilmente mi succede una cosa del genere, quindi non so cosa rispondere. Dice, la dirigenza vorrebbe fissare un incontro per parlare del tuo ruolo in società. Il tuo lavoro sinora non è stato soddisfacente e pertanto la tua posizione è in pericolo. Se non ti presenti alla riunione, la dirigenza porrà fine al tuo contratto. No, ragazzi, partecipiamo subito all'incontro. Non siamo felici delle prestazioni attuali e stiamo considerando la tua posizione in società. Nel frattempo vorremmo sapere perché, secondo te, la squadra gioca così male. Che gli dico? Questa è la mia prima esperienza su una panchina e spero quindi che possiate perdonare gli errori commessi fino ad oggi e permettermi di crescere come allenatore. Ho avuto davvero tanta sfortuna con un numero di infortuni occorsi ai nostri giocatori. Spero che possiate... C'è ancora un po' di tempo, questo è vero. Abbiamo avuto un calendario molto intenso ultimamente, per questo credo che dovreste concedere un po' di tempo per rimettere in piedi la situazione. Io penso che do l'ultima, ragazzi. Abbiamo avuto un calendario molto intenso.
Non riteniamo che il candidato fosse poi così duro e crediamo che tu avresti dovuto ottenere risultati migliori di quelli che hai conseguito. Gli dico, vi prometto che tra un mese le cose andranno molto meglio. Datemi tempo fino ad allora. Speriamo che tu possa mantenere la promessa, ma se non ci riuscirai ti dovremo licenziare. Ti avvisiamo che il mancato raggiungimento di impegni qui presi potrebbe portare alla rescissione del tuo contratto. Speriamo che la prossima riunione porti lo stesso risultato. Esci. Ragazzi, va bene, ci siamo salvati per un pelo. Adesso ci andiamo a giocare questa partita col Basilea, sperando che non succeda nulla di grave. Vabbè, andiamo avanti, dai. Siamo nuovamente qui sull'anteprima di Hoffenheim Basilea. Scusate, sono un po' agitato ed emozionato perché, amici miei, purtroppo qui ci giochiamo tantissimo. La stampa continua a dire che sono in pericolo di esonero, ma in effetti è così. Avete visto pure la conferenza, più che conferenza, scusate, è la riunione che c'è stata con il presidente Hoop, e purtroppo è andata così così. Ci danno poco tempo, è possibile pure che questa avventura non finisca con l'Hoffenheim, per cui poi dovremmo basarci su un'altra squadra. Ma intanto concentriamoci oggi, che è molto importante, ci vede leggermente favorito col Basilea, partita fondamentale, ok, la nostra condizione altalenante è la loro. Vi ricordo che abbiamo perso purtroppo in casa del Basilea, molto sfortunatamente, la scorsa volta. Il loro allenatore è Marcel Kohler, punto di forza al cross, la squadra ha dei ottimi crossatori ed è pericolosa quando può sfruttare i palloni dalle fasce. Potenziali punti deboli, gol subiti, 6 dei 13 assist concessi nelle ultime 20 partite sono arrivati dal lato destro del campo. Inizio ore 20 a Rhein-Neckar Arena di Sinsheim, 25.000 biglietti su 30.000, terreno in ottime condizioni, 16 gradi, Craig Pazan, l'arbitro inglese. La Juventus è già qualificata, ha battuto il CSKA a Mosca, come vedete, e quindi è già qualificata perché la vita 11 punti, ragazzi. Anzi no, scusate, è già qualificata ma non ha battuto ancora il CSKA a Mosca, era già qualificata di suo. Noi ci stiamo giocando invece la qualificazione col Basilea, se vinciamo siamo qualificati, altrimenti andiamo in Europa League, ragazzi. Questo è quanto. Formazione, ho scelto questo 4-3-3, è tornato dall'infortunio Joe Ellington ma sta in panchina perché ha ancora bel fodilla là davanti. E poi Grealish l'ho messo in panchina perché è abbastanza stanco, non registrati Rupp e Ribeiro, come sapete. Infortunato un'altra volta Miri, ragazzi, però un giorno, era una contratturina, quindi non va nemmeno in panchina. Brenner squalificato. Ho scelto questa formazione, Baumann in porta con Kaderabek, Hübner stavolta e non Vogt, lo faccio riposare, Hübner e Adams, quindi i due di centrali, Schulz a sinistra, Geiger davanti alla difesa che sta giocando benissimo ma è stanchissimo, sta lì al 90%, ma il ragazzino continua a giocare. E il Neni e Demirbay a centrocampo, ho voluto scegliere Eliunussi stavolta sulla destra come regista avanzato, Bidencourt a sinistra, Kramaric unica punta. Kramaric perché ancora lui? Perché ho avuto un colloquio con lui proprio e gli ho detto che deve giocare molto molto meglio e mi ha promesso un gol. Speriamo, ragazzi. Adesso, formazione Basilea, entriamo in campo per qualificarci per questo prossimo turno di Champions League. Forza! Basilea con 4-2-3-1, come vedete, con Omlin in porta, Widmer, Bikacic, Alvarez Balanta, Petretta in difesa, Frey, Zuffi, due centrocampisti con i trequartisti a destra Bua, in mezzo campo a sinistra Zegrova e Aieti unica punta. Molto pericoloso questo Basilea, tunnel, no, qui spogliatoio, parla la squadra, è energico. Se vinciamo possiamo collegarci per la prima fase ad eliminazione diretta, andiamo in campo e impressionatemi. Ascoltano attentamente ma non sono così impressionabili. Penso possiate dare molto di più. Niente, ragazzi, non vanno. Centrocampo stessa cosa. Rilassato chi è? Solo Demirbay è felice e Bidencourt. Attacco energico. Penso puoi dare molto di più. Niente, assorto nei propri pensieri Kramaric che è leader. Questo mi preoccupa. Speriamo che mi danno ascolto in campo. Avanti. Punizione per noi dalla nostra tre quarti al ventesimo, Bidencourt per Eliunussi in mezzo al campo, molto bene Geiger, almeno non dà riferimenti, Eliunussi largo per Kaderabek, prova lui, proviamo il cross sul secondo palo, Bidencourt, e che sfortuna ragazzi, che sfortuna. Fallo laterale, Schulz batte lungo verso l'area, tanto va Geiger, attenzione però questo lancio molto lungo, ma c'è Kaderabek senza problemi, Eliunussi. Eliunussi in mezzo al campo per Geiger, non dà riferimenti, molto bene El Neni, ancora per Mohamed, Eliunussi, Geiger, Eliunussi ancora per El Neni, va El Neni, tocco per Bidencourt, il destro e gol! Sì!
Decimale di stagione, sempre lui, Bitancourt, grande estro. Assist di Elneny, ricordiamolo, Geiger. Eliunussi e il Neni, pallone per Bitancourt. Questo è un gol veramente fondamentale. Grande estro, sotto l'incrocio, imprendibile. 1-0. Quadrale per noi della propria tre quarti. Eliunussi di testa per Elneny. Va Elneny ancora per Eliunussi. Bene quando gioca lui, Geiger ancora. Va Geiger dietro per Hübner, appena rientrato all'infortunio, ancora per Eliunussi. Bene lì davanti, un buon regista, Kramaric. Va Kramaric, va Kramaric, grande azione, Kramaric, tocco per Bitancourt. Bitancourt ancora al sinistro, gran parata di Omlin, grande Bitancourt. Recupero intanto della palla sulla nostra tre quarti con Geiger. Adesso Geiger con calma allarga per Schulz, state attenti lì, Kasim Adams. Schulz, ancora Adams, allarga benissimo per Bitancourt. Usciamo bene da questo pressing. Bitancourt, va lui, Bitancourt, guarda Kramaric. Bitancourt va da solo però, grande estro, fuori. Angolo per loro, va a campo in mezzo a Ieti. E c'è il pareggio di Bikacic. Gol dell'ex ragazzi, Ermin Bikacic, difensore centrale, abbiamo dato noi al Basilea quest'estate. E purtroppo ci segna il gol del pareggio, assurdo. Guardate campo, abbiamo fatto una gran partita, qui Baumann non trattiene il pallone, si fa superare Bikacic, mette dentro. Ancora loro, campo, va Geiger a recuperare, ho messo positivo, ragazzi, Demirbay, lancio per Kramaric, Kramaric per Bitancourt, stiamo giocando comunque bene, Bitancourt, grande Bitancourt, il destro alto! Finisce il primo tempo, l'avete visto ragazzi, sfortunatissimo, abbiamo fatto tante occasioni, tanti tiri in porta, c'è qualcosa che non va veramente a livello di sfortuna, perché giochiamo bene, guardate anche le statistiche, 12-4, i tiri 4-3 nello specchio, il possesso palla mai avuto così tanto, 70% di possesso palla ragazzi. Abbiamo annichiliti a livello di gioco, ma purtroppo 1-1. Spogliatoio, parla la squadra, energico, siete stati migliori di loro, continuate così e finirà bene. Ascoltano attentamente ma non così fomentati, mi aspetto e facciate la differenza. Niente ragazzi, non riesco più a fomentarli, mi aspetto e facciate la differenza anche al centrocampo. Vabbè, felice Bitancourt, motivato Demirbay, attacco energico. Mi aspetto che tu faccia la differenza, ma proprio non c'è ragazzi, Kramaric non c'è, infatti 6-60 insieme a Demirbay sono quelli che stanno giocando peggio. Vabbè, secondo tempo proviamoci, dai. Effettuiamo la sostituzione ragazzi, stavolta faccio una cosa diversa, metto un 4-2-4, metto Belfodil vicino a Kramaric, esce Geiger molto stanco anche se sta giocando bene come sempre. Facciamo questa sostituzione e poi vediamo che altro fare, dai. Ho messo anche offensiva adesso, fallo laterale, cade Rabeck per Belfodil, rilanciato il pallone per Ayeti, va via Ayeti, incredibile. Bua, vanno loro, Bua, in qualche modo ripartiamo con fortuna, in contropiede con Eliunussi, va Eliunussi, guarda dall'altra parte, Eliunussi, guarda per Kramaric, Kramaric, si è sbloccato, Andrei Kramaric, adesso mettiamo equilibrata. Sì ragazzi, sì Kramaric, finalmente lo aspettavo, grande assist di Eliunussi, siamo stati fortunati su questo contropiede, ma bella la discesa di Eliunussi, veramente imprendibile, qui fa un bellissimo assist per Kramaric che con un destro non perdona il loro portiere, 2-1. Battono intanto il calcio di punizione con Frey, Petretta, Petretta in mezzo, bua di testa, Baumann c'è, Baumann stai attento, non fare cacchiate. Va a rilancio lungo verso, cade Rabeck di testa, appoggia per Eliunussi. Molto bene stavolta Eliunussi, tocco per Belfodil, Shaq dentro, ancora per Kramaric. Stavolta miracolo di Omlin. Bravi, così. Tanto gli faccio anche domanda di più, così sono più concentrati. Demirbay batte il calcio d'angolo dentro, Omlin. In qualche modo Eliunussi, Eliunussi il tiro ribattuto, El Neni, il sinistro, che gol! Sì, prima rete stagione, El Neni, 3-1 col Basilea, meritatissimo, grande reazione Hoffenheim, 4-2-4, offensivo e ci siamo ragazzi. Demirbay, ricordiamo il calcio d'angolo, Omlin esce, in qualche modo Eliunussi prova il tiro, ribattuto, arriva il pallone del Neni che col sinistro la mette sotto l'incrocio, 3-1. 80esimo minuto, facciamo altre due sostituzioni, amici carissimi, esce Demirbay, entra Florian Grillish. Perché stanco e poi 6-80 è quello che sta giocando forse meno bene. Regista, che facciamo Grealish? Regista avanzato, offensivo, va bene così? Anzi, invece che offensivo ragazzi mettiamolo a supporto, ok, meglio.
E poi vediamo un po'. Stanno giocando bene stavolta. Cadera perché è stanco. Che facciamo? Potremmo mettere Durmisi, ma è un'ala sinistra. No, ragazzi, Durmisi entra al posto di Nico Schulz. Me lo facciamo fare pure un po' di minuti a Risa Durmisi. Avanti. Durmisi batte lui la punizione. In mezzo esce Omlin. Buone ste punizioni tagliate di Durmisi. Omlin intanto andrà a rilanciare lungo sicuramente. Bella gara questa. Omlin lancio lungo con calma Kaderabek. La stoppa. La lancia poi per Kramaric. Non sembra fuori gioco, ma esce ancora Omlin. Pensavo fosse buono sto lancio, invece no. Ancora Omlin. Aspetta, non so cosa aspetta, meglio così. Lancia ancora dentro, c'è Kasim Adams, Majeti alla meglio, grande stop per Bua, attenzione, Bua, Widmer, il cross e il gol di Stoker, ragazzi, il gol di Stoker. Facciamo un'altra cosa adesso, mettiamo difensivo e faccio un 4-4-2. Ricordiamo, Majeti, largo per Bua, largo ancora per Widmer, bel cross veramente sul secondo palo e qui Stoker e come sempre Baumann non trattiene, 3-2. Siamo al 95esimo, questo 4-4-2 ha retto bene, finisce! Grande vittoria, 3-2 col Basilea! Sì, e sì, un'altra volta! E ci siamo! Siamo passati! Primo turno, eliminazione diretta della Champions League. Amici miei, sono contentissimo, veramente grande. Cioè, una partita incredibile, piena di emozioni, ricca di cose. Ma guardate anche le occasioni e le statistiche, 23 a 8 i tiri, 9 a 5 nello specchio per noi. 67% il possesso palla è tantissimo, 88% passaggi completati, 86% contrasti vinti, 56% colpi di testa vinti. Bene il Neni, migliore in campo con un gol che ci ha dato veramente la sicurezza di poter passare il turno, ha fatto anche un assist. Bene l'Unussi, due assist, forse giocherà ancora lui perché sta giocando molto bene. Adams 7-1, molto bene come sempre, anche la difesa bene. Baumann non mi piace, quasi quasi lo vendo, ragazzi, mi sta facendo innervosire. Bidenkur 8.3 con gol, molto bene. Kramaric con quel gran gol, pure 8.3. Insomma, mi sono piaciuti tutti, ragazzi. Schulz 7-1, grande partita. Sono contentissimo. Andiamo avanti. Ora la partita di campionato con Mönchengladbach perché non dovrebbero assolutamente esonerarci. Dai. Carissimi, ci siamo, non mi hanno esonerato, siamo qui davanti ad Hoffenheim Borussia Mönchengladbach, siamo leggermente favoriti come vedete, condizione recente nostra, ok, arriviamo dall'ultima bellissima vittoria 3-2 con il Basilea in Champions League, abbiamo passato il turno, sono contento di questo, ci danno fiducia ancora, quindi la loro invece condizione recente è altalenante, arrivano dall'ultima partita che comunque hanno fatto nelle ultime 5, 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, insomma. Non va male il Borussia Mönchengladbach, che infatti, come vedete, sta lì sesto in classifica. La posizione che dovremmo in qualche modo cercare di andare a prendere, perché noi siamo lì, undicesimi a 15 punti, loro a 24. Insomma, è abbastanza tosta. Il loro allenatore è Dieter Hecking, punto di forza e riflessi, i portieri in squadra hanno buoni riflessi, potenziali punti deboli, gol subiti. 6 dei 13 assist concessi in ultime 19 partite sono arrivati da Kroos. Vedremo cosa succederà. Informazioni partita 15:30 alla Rhein-Neckar Arena di Sinsheim. 27.100 biglietti su 30.000. Iniziano a tornare un pochino i tifosi. Terreno di gioco in ottime condizioni. Poi vigginoso 13 gradi, vento forte. Arbitrato da Markus Schmidt. Ragazzi, non ha fatto nessuna espulsione. 35 ammunizioni. Formazione. Quest'oggi è quella scelta da me, carissimi amici miei. Sono tutti abili e ruolabili, tranne Lucas Rupp, come vedete, però mancano 3 settimane. Piano piano sta recuperando. Ho scelto questa formazione, il solito 4-3-3, ragazzi. Equilibrato, come sapete, mentalità sempre quella. Baumann in porta, Brenet a destra e non Caderabbia, che lo facciamo un pochino riposare. Quindi Brenet a destra, Vogt, Adams, Schulz, Nun Hübner, che ha fatto l'ultima partita, rientra Vogt, che vuole giocare titolare, lo mettiamo. Gagher davanti alla difesa, lui giocherà sempre 89%, ma gioca il Neni, Demirbay e non Grealish, quindi ancora il Neni che mi è piaciuto nell'ultima partita in Champions League. A destra ancora l'Unussi, ottimo pure lui. A sinistra Bidancourt, non posso fare a meno dell'ala sinistra, ha fatto già 10 gol quest'anno. E Kramaric, perché si è ripreso con quel gol. Mettiamo quindi questa formazione in panchina: Nicolas, Kaderabek, Hübner, Grealish, Nelson, Entep e Joe Ellington. Ora formazione Borussia Mönchengladbach, dai. Borussia Mönchengladbach con un 4-5-1 abbastanza difensivo, con Sommer in porta, Elvedi, Ginter, Cook, Johnson in difesa, Kramer davanti alla difesa con Brenet
a centrocampo, Hoffman a destra, Zaccaria Marin al centro, Hazard, questo è Thorgan Hazard, molto forte a sinistra, Plea unica punta, Borussia Mönchengladbach pericoloso, lo sappiamo, parla la squadra, è energico, voglio che riprendiate da dove avete lasciato, questo è ovvio, sono motivati lì davanti, meno male, i tre davanti sono motivati, però diamo un po' più di fomento, energico come al solito, credo in voi, bene, oggi ci sono i ragazzi. Attacco lasciamo così perché tanto è motivato Kramaric. Finiamo il discorso alla squadra. Entriamo in campo per fare tre punti che mi servono per conquistarmi la fiducia della dirigenza. Questo è il mio obiettivo in questo momento, ragazzi. Avanti. Punizione per loro, molto pericolosa. Thorgan Hazard in mezzo, colpo di testa e c'è il gol. E c'è come fuori gioco, ragazzi. Fuori gioco per fortuna. Bowman ha fatto un'altra cavolata. Denis Zakaria, il VAR è stato consultato per rivedere una decisione. Vediamo un po'. Secondo me c'è il fuorigioco, c'è il fuorigioco, forse non è passivo, vediamo, colpo di testa di Plea, stava davanti al portiere, infatti 0-0. Battono loro Johnson, Brené in anticipo, Elneny, Demirbay intanto si è fatto leggermente male, Lunussi, tocco per Joshua Brené, va Brené, bello il cross, Bitencourt, il miracolo di Sommer, che occasione! Fa la drale per loro, veramente difficile sta partita, Marin, Hazard, attenzione Hazard, Adams, rilancio per Andrei Kramaric. Che succede? Marin sembra è stato spinto. Cosa succede? Va al VAR. No, non è possibile, ragazzi. Ho paura che ci dia il rigore, ragazzi. Contro. Dennis Geiger ha fatto la cavolata. Vediamo un po' che cosa succede. No, non è possibile. Che sfortuna pure su questo. Vediamo che decide il VAR. Fa il segno. Fischia rigore. Calcio di rigore per Borussia Mönchengladbach. Che incredibile. Va la battuta del calcio di rigore Hazard, leggermente infortunato, va Thorgan Hazard e gol 1-0 per il Borussia Mönchengladbach. Finisce il primo tempo, carissimi amici, purtroppo l'avete visto, un rigore dato dal VAR è assegnato purtroppo Thorgan Hazard per il Borussia Mönchengladbach. Questo ci mette molto in crisi, dobbiamo recuperare nel secondo tempo i tiri, comunque 6-4 per noi, 2-3 per loro nello specchio della porta. Migliore il possesso palla, ce la stavamo giocando, una sola grande occasione abbiamo avuto ma con Bitencourt come al solito ha sbagliato purtroppo. Parliamo alla squadra, energico, mostratemi qualcosa di diverso nel secondo tempo, sono motivati molto bene, energico, penso possiate migliorare, credo in voi. Ok, stessa cosa al centrocampo, però adesso devo andare purtroppo a sostituire, ragazzi, dopo che ho fatto questi discorsi alla squadra devo sostituire purtroppo un Demirbay, sembrava assorto e poi molto, non sta giocando male ma è infortunato. Ho paura perché sta al 63%, non lo voglio rischiare, quindi vado a sostituirlo. Facciamo subito la sostituzione. Demirbay entra, Grealish al suo posto. Posto di Demirbay. Grealish qui davanti come regista avanzato offensivo. Dai, avanti. Sostituzione. Escono un paio di giocatori, non mi sono piaciuti. Kramaric su tutti, entra giù Ellington. Proviamo il brasiliano, speriamo che si sblocca. Mettiamo lui. E poi ragazzi, uno fra Bitencourt. Ma anche il Neni 6-40, ma lì in mezzo chi posso mettere? Nessuno, ragazzi, non abbiamo un centrocampista centrale da poter mettere, per cui è quasi inutile. Non mi sta piacendo nemmeno l'inusi, aspettiamo un attimo, la facciamo tra un pochino l'altra sostituzione, dai. 82esimo, non è successo nulla, non riesce a reagire sta squadra, esce Bitencourt, entra Entep al suo posto, quello che sta giocando peggio. Proviamoci ancora, dai. 93esimo, addirittura battono loro. Colpo di testa a ribattere Geiger. E qui mi sa che fischia, ragazzi. Purtroppo una sconfitta che non ci voleva. Sconfitta su rigore, come avete visto. Ottima la difesa del Borussia Mönchengladbach. E noi rimaniamo là, ragazzi. 15 punti. È veramente tosta la situazione. Rischio tanto. Ho molta paura. Vediamo un pochino che succede. Comunque, le statistiche sono queste. 10 a 6 tiri. 2 a 4 per loro nello specchio. 51% possesso palla. Non è... non mi è piaciuto tantissimo, 87% comunque passaggi completati, 81% contrasti vinti, meglio di loro i colpi di testa, ma noi non c'è nessuno che ha giocato sul 7, come vedete, tutti 6-8, 6-9, anche davanti 6-7, male purtroppo Bitencourt e Kramaric, contavo molto su di loro, mi hanno deluso, loro benissimo in difesa, come detto, migliore in campo Nico Elvedi, 7-4, bene il loro portiere Sommer, bene Ginter e Cook, come vedete, e il gol loro è stato di Hazard, come avete potuto vedere, su cui rigore dato dal VAR. Vabbè, adesso come sempre chiudiamo un attimo il video con l'analisi, sperando che non mi hanno licenziato al momento. Daje Hoffenheim. Torniamo sulla home page, come vedete
fra 3 giorni giochiamo ancora contro il Werder Bremen e poi fra altri 4 contro il Mainz, e si chiude un pochino la prima parte di stagione in Germania, perché poi fino per un mesetto non si giocheranno partite ufficiali. È molto tosta la situazione, come detto, siamo là 13esimi a 15 punti, appena a 3 punti dalla zona di retrocessione, vedete la 9-96 che addirittura deve ancora giocare, per cui potrebbe, se vincesse, addirittura ci raggiunge a 15 punti. Insomma, la situazione è veramente delicata, non ci sono stati al momento nessun tipo di provvedimento da parte della mia dirigenza, siamo là, sicurezza lavoro, lo vado sempre a vedere ormai, siamo al 44%, competizioni però male, 38%, sì, siamo passati in Champions League, abbiamo fatto bene quindi la competizione continentale, ma male in campionato, come vedete, non riusciamo a giocare come voglio io, ma è strano. Col 4-3-3 comunque ancora mi piace, lo voglio ancora mettere. Consigliate insomma anche voi quello che si può fare con questo Hoffenheim. Veramente difficile sta carriera, pensavo fosse leggermente più semplice, invece mi sta mettendo grosse difficoltà. Comunque, come detto, la prossima è un'altra doppietta, per poi quindi Werder Bremen e Mainz, molto importanti quelle due partite, e vedremo a che punto siamo là e se non mi hanno ancora esonerato, ragazzi. È stato un piacere come sempre, ci vediamo alla prossima, like e condivisione se vi è piaciuto il video, per la Champions League soprattutto, e come detto, alla prossima con il vostro Mr. Lollo. Ciao ciao!